Buongiorno, oggi a Roma è una giornata di sole particolarmente bella e io sono molto contento perché ho trovato in una rivista, oggi in edicola, l'Arca, numero 256 del marzo 2010, guest editor Daniel Libeskind. Quindi un numero anche particolarmente bello della rivista, in una posizione di rilievo all'apertura della rivista, questo articolo che si chiama Magica Università e il rilievo che assume questo articolo in una rivista di architettura che raramente tratta delle tematiche legate all'università e alla formazione, l'intero numero si chiama Formazione Education della rivista di Cesare Casati. Allora, volevo condividere con voi alcuni passi di questo articolo. Allora, l'autore dice: naturalmente sull'università e l'insegnamento dell'architettura potrei fare quattro o cinque interventi, tutti diversi da loro. Il primo è politico, il secondo è pedagogico, il terzo è contenutistico. E, dice l'autore, avendo celebrato con questo lavoro le nozze d'argento, avrei molte storie da raccontarvi. Infine avrei un quarto ultimo punto che è strategico, come ripensare il futuro dell'insegnamento dell'architettura. Dice l'autore che nel terzo punto non ha dirette responsabilità di azione, quindi porgo queste riflessioni a chi potrebbe indirizzare concretamente le scelte. Ma che dirà? Sì, lo so, è così che dovrebbe essere, ma io non ne ho la forza, il sistema non può, il sistema non vuole. Chiuse virgolette. Il risultato comunque è che dato che il nostro sistema non vuole e non può, gli altri che non hanno sistemi le cose le fanno seguendo le idee. Noi in Italia ci paralizziamo al punto tale che neanche più si dovrebbero dire le cose come stanno o come dovrebbero essere. Ci si deve congelare su come esse sono, perché il sistema così le ha prodotte. Meno male. Questa rivista, appunto l'Arca, consente uno spazio per il dibattito delle idee. Continua l'articolo. Invece credo che sia comunque utile esplicitarvi, seppur brevemente, i contenuti dell'indice che ha fatto precedentemente. Il primo punto, la politica universitaria. Dice l'autore, se non si rimuove l'anomalia tutta italiana delle aree disciplinari, l'università morirà del tutto. Vi ricordo che Zevi la lasciò anche attaccando questa parcellizzazione nel 1979. Per capire meglio ci vorrebbe un poco di spazio, ma in estrema sintesi diremo che in Italia il sistema del potere accademico non passa, come in tutto il mondo che conosco, per gli interessi della disciplina nel suo complesso e quindi della scuola, che quegli interessi promuove didatticamente e scientificamente, ma passa invece in un'aberrazione che si chiama area disciplinare. Il corpus di una materia, per esempio quello dell'architettura, è spezzettato in decine di aree: il disegno, il restauro, la storia, il progetto ABC, l'urbanistica FG e così via. Ognuna di queste aree disciplinari organizza, questo è il punto, il potere accademico sulla base dei propri interessi specifici, che sono in linea di massima di bottega. Gestisce le immissioni, le progressioni di carriera, premia le ricerche, eccetera. Insomma, si organizza come la vera e propria grande istituzione italiana, la famiglia. Da questa aberrante situazione nasce il declino mostruoso dell'università italiana. Non ve n'è nessuna tra le prime 100. Guardate internet e viene inserito un sito. Questo nodo di potere strangola e strangolerà tutto. Il governo lo sa naturalmente, ha fatto un compromesso riducendone il numero, ma vanno eliminate del tutto. Il secondo punto, cui l'autore continua, è la pedagogia. Ebbene, io sono sempre più convinto che bisogna lavorare insegnando il metodo deduttivo. Per quanto mi riguarda, io sto portando avanti una tattica che radica il processo progettuale a un rapporto concreto con le occasioni e con le forze che agiscono nel territorio di trasformazione della città. Il progetto si chiama Urban Voice. Infine, l'ultimo punto. Come potrebbero essere ripensati gli studi di architettura in rapporto a un mondo che è completamente cambiato e che da una parte deve affrontare crisi planetarie e che dall'altra nuovi potentissimi strumenti, si chiede l'autore? Secondo me, gli studi di architettura, prosegue, dovrebbero essere ripensati completamente e rimodellati in base all'emergere di due paradigmi e mezzo.
due paradigmi e mezzo, interessante. Il primo è il paradigma sistemico, cioè non vedere uomo e ambiente come separati, ma come un insieme unitario regolato nella biosfera. È un'idea che parte da Buckminster Fuller. L'architettura che conosciamo in Italia è spesso ancora insegnata sulla base di un modello industriale e meccanico che riprende la tradizione del movimento moderno. L'architettura, da questo punto di vista, naturalmente è un oggetto e come tale è vista, divisa, sezionata nei suoi vari aspetti. Ma, ripete l'autore, il pensiero contemporaneo rifiuta visceralmente questa idea e afferma esattamente il contrario. Quello che conta sono le relazioni, non l'oggetto. Gli oggetti, di volta in volta piani, paesaggi, progetti di design, edificio, ambiente o altro ancora, sono la materializzazione di relazioni. Bisogna partire dalle relazioni, non dall'oggetto. Inoltre, queste relazioni sono sistemiche, in particolare nei confronti dell'ambiente. Sono sistemiche ad una scala e a una magnitudo enorme. Power of Ten, come diceva quel famosissimo film di Charles e Ray Innes. Non si dà uomo e ambiente, tanto per cominciare, ma delle relazioni tra ambiti culturali, storici, economici, geografici, e questi ambiti sono interrelati dinamicamente. La seconda parola chiave, il secondo paradigma, oltre a questo di cui si è appena parlato, sistemico, è appunto l'informatica. L'informatica oggi è la chiave per poter fare questo, per poter avere questo approccio sistemico a tutti i livelli, a partire da quelli della micromateria, delle nanotecnologie, insegnano e sempre più insegneranno a come farlo. Sistemica informatica. Ma veniamo al mezzo paradigma, al lievito che fa muovere tutta questa idea. Qua si cita Gregory Bateson, che spiegava e usava il termine chiave per capire il mezzo paradigma, e usava la parola, ci piaccia o no, magico. Oltre che sistemico e informatico, il nuovo insegnamento anche magico deve essere, anche magico, anche onirico, perché l'arte, il sogno dell'arte che ci fa vedere tutto chiaramente, e del sogno l'architettura e materializzazione, non ne può fare a meno. Benvenuti su questa arca. Se pensiamo e lavoreremo così, ci salveremo, nonostante il diluvio.